lo attanaglia. Ecco qua. Allora, tra poco ci farai vedere, insomma, sì, per sì, i consigli per acquisti diversi campioni, no? Sì, in un erba. Po' di mercato, visto che ci avviciniamo a gennaio e quindi ho portato esatto, qualche nome. Ho portato nuovo, qualche nome che le grandi squadre seguiranno. Che sicuramente e Federica poi conosce, per fare veramente piacere a tutti noi, ma per far piacere soprattutto al nostro regista Celeste Laudisio, la gente FIFA Federica Moriano! Esatto. Allora, come va il tuo lavoro di agente FIFA? Allora, quest'estate è andata veramente bene grazie all'esperienza certo, qui. Ho passato una bellissima estate, sono diventata giornalista sportiva. Certamente. Direi che però ti puoi alzare un attimo, Federica, scusa, ecco, questo è assolutamente il il look della giornalista sportiva. Ne abbiamo viste di peggio, ecco, va benissimo. Se scriveva i necrologi sui giornali si vestiva diversamente, però esatto. Parlando quindi, di sport, quindi curo una rubrica su un magazine sportivo di Roma, mi occupo appunto del settore giovanile. Il sabato faccio l'inviata sui campi della primavera. Vestita così? No, un po' più vestita perché fa anche frescolino. Quello, va bene. E collaboro con dei procuratori per quanto riguarda i giovani. Possiamo fare qualche nome? Meglio di no. Perché? No, dei giovani? No, dei procuratori. No, di procuratore. Meglio di no, per adesso meglio di no. Sei tu? No, non è Matteo. Nome. No, per adesso niente nomi. Farà piacere al procuratore, no? No, per adesso no. E poi a novembre uscirà il mio primo calendario, il ma sito web. Ma cosa c'entra con tutto il lavoro precedente? No, sono molto contenta perché sto riuscendo a unire sia il calcio che la moda. Come, e quindi... scusi? Ecco, vediamo il calendario. No. Allora, diciamo che stiamo seguendo diverse strade, no? Sì, sicuramente. Quella del sex symbol, insomma, col calendario che porta qualche soldo in... anche quella del giornalismo comunque mi piace molto perché io non penso di essere una ragazza di sola apparenza, cioè... Io penso di avere anche altre qualità. Quello è vero, mi però io ti posso dire, siccome anch'io ho fatto la giornalista sportiva, però non avevo fatto i calendari, cioè ci vuole vabbè, un po' sicuramente di... questo è vero, però comunque mi piace scrivere e abbino comunque... Cantare? Abito a Sanremo, ma sono stonatissima. Ah, ecco, no, perché nel caso, ecco, ti sono prenotata, anche perché vicino a te c'è il re di Capri, Guido Lembo! Assolutamente imperdibili. Federica? Federica voleva sapere se aveva già il procuratore. Aveva già il procuratore, ma... perché? No, non gliel'ho chiesto. Però se inizia a giocare a calcio... pallone lui. No, io lo so, ma lei mi chiedeva sempre questa cosa qui. Poi tra l'altro lei lavora con Paolillo, quindi se hai bisogno... Con chi lavora? Con Paolillo. Con Paolillo. Non dovevo dirlo? Dovevo dirlo, Ernesto Paolillo dell'Inter? Lavora con alcuni procuratori, vediamo se questa cosa inizierà ad andare bene. Andrea, Ernesto Paolillo? Non l'ho mai vista col signor Paolillo, però può essere che... non lo sa neanche lui che lei lavora con lui. Pubblicità, 90 secondi e torniamo subito, grazie! Vai! Tra l'altro... Guarda loro che gol, tu giochi a baseball, vai solo per cammello, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano.